Il Rotary continua a portare avanti azioni di pubblico interesse, ne è testimonianza l'incontro allargato ai club di Sant'Angelo, Avellino Est, Venosa, Melfi, Canosa, Cerignola, Andria e Barletta, insieme a luoghi diversi che hanno l'Ofanto in comune. E valorizzano le azioni di pubblico interesse, cioè gli interventi in favore delle comunità di insediamento dei club. Quindi questa è una tipica azione di pubblico interesse che guarda lo sviluppo sociale ed economico dei territori. Naturalmente ci sono poi significative azioni di affiatamento, di identità rotariana, di gemellaggio fra due distretti. Sono tutte opportunità molto importanti per stare assieme e fare cose positive per i nostri territori. E è una grande opportunità per fare sintesi, per stare assieme, per condividere progetti comuni. La condivisione è un grande valore e naturalmente significa anche sviluppo di idee, di programmi e quindi futuro. È un incontro emozionante, devo dire la verità. Non avevo letto qualcosa ma non avevo ancora approfondito l'argomento, quindi vivendolo poi qui dal vivo con l'esperienza, con tutti i nostri soci rotariani, coinvolgere più luoghi che hanno in comune questo fiume e quindi caratterizza la zona e il territorio, apre proprio il cuore a dei valori nuovi, cioè il volersi incontrare per creare qualcosa, per realizzare un progetto assieme, che è un progetto legato proprio al territorio ma anche all'umanità, alla persona.